Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Siamo qui nella mia cazzo, guardi. Siamo qui nella cucina della praticità, economicità, tradizionalità. Qui si fanno ricette che possono rifare tutti a casa. Quindi se venite qui a fare i professori, cambiate canale. Ciao ciao, è stato un piacere. Se vi volete divertire e fare due risate in allegria insieme a noi, allora questo è il posto giusto. Oggi andiamo a fare il pane senza farina e senza alcun tipo di amido. Tre ingredienti, facile facile, ma buono buono. Allora, iniziamo con tre uova. Ricordo, tre ingredienti per questo pane che, avete capito bene, è senza farina e senza alcun tipo di amido. Quindi adattissimo per i celiaci, ma anche per chi in questo periodo non riesce a trovare lievito di birra e farina. L'abbiamo fatto senza farina e senza lievito di birra. Cosa sostituisco? Con che cosa sostituisco il lievito di birra? Con il lievito per dolci, però ovviamente ragazzi non quello vanigliato, altrimenti fate un prodotto dolce. Ok, una volta frustate le uova insieme al lievito, andiamo a mettere il latte in polvere, 150 grammi di latte in polvere. Ragazzi, si trova ovunque, nei supermercati si trova tranquillamente ed è un'ottima alternativa alla farina e, ripeto, ottimo per i celiaci. Se volete fare un prodotto salato, mettete anche un pizzico di sale. Io farò un panino neutro che potrà essere buono sia per marmellata e burro, sia che per un prosciutto crudo alla grandissima. Iniziamo ad incorporare il latte un po' alla volta. Ok, eccoci qui, prodotto fatto. Vedete, l'impasto deve essere molto denso, come quando più o meno facciamo un pan di Spagna, ma anche più denso. Quindi mi raccomando, alla testura più che altro, perché 150 grammi potrebbero diventare 130 o 170 di latte. Allora, perché vi ho detto che il latte potrebbe variare da 150 a 170 o anche 130? Perché voi potreste dirmi, allora dimmi la pesatura giusta e basta. Quello dipende dalle uova che usate. Se usate delle uova medium andrà bene 150, se usate delle uova large o extra large dovrete metterne di più, se usate le small ovviamente ne dovete mettere di meno. L'importante è avere un impasto bello solido che quando lo tirate su rimane attaccato alla pallettina e scende piano piano. Piano piano, non deve scendere a fiume, ok? Mi raccomando, la testura, la consistenza deve essere esatta come l'avete vista. E allora sì che avrete dei panini fatti veramente ad opere d'arte. Ok, praticamente abbiamo già finito. L'impasto è fatto. Adesso ci muniamo di una sacca a poche. La mettiamo dentro un cilindro per aiutarci, altrimenti fate con la mano come volete. E andiamo a mettere un po' alla volta il nostro impasto dentro così. La sacca a poche sarà molto molto più comoda. Potete farlo anche con un cucchiaio, ma non avrete una forma del panino molto molto precisa, quindi vi consiglio sacca a poche sempre per ottenere un risultato ottimale. Madonna mia quanto sono professore stamattina. Allora li andiamo a mettere in teglia, in carta da forno. La forma la potete scegliere voi, se li volete più piccolini o più cicciotti. Io li faccio così, doppi, come se fosse un savoiardo, distanziati perché teoricamente dovrebbero crescere, quindi è meglio distanziati un pochino, e li faccio così. Guardate quanto è densa la pasta. Se volete fare dei panini tondi, senza problemi, panini tondi fatti, ok? Se ne volete fare uno più piccolino, eccolo qui, potete farlo così. Insomma ragazzi, a seconda delle esigenze voi potete fare quello che volete, siete i padroni della cucina e in casa vostra nessuno deve dirvi quello che dovete fare, ok? Qui metto più impasto, qui metto più impasto ed ecco qua. Adesso si inforna a 190 gradi, forno statico per 10 minuti. Ok, ci siamo, i miei sandwich sono pronti, eccoli qua. Guardate qui che pane della signora Maria, senza uso alcuno di farina o lievito. La altezza,
la decidete voi mettendo più impasto in un certo punto. Io ho fatto più panini a schiacciatine, proprio adatti per fare i panini, appunto, per fare un bel sandwich di tipo questo qui, ragazzi. Mamma mia, quando lo mangerete direte: secondo me c'è farina, ma non è così. Cuccioli miei, eccolo qui. Questo è il pane senza farina, il lievito di birra di Simone. L'ho aperto per farvi vedere com'è dentro, anche se è bollente, quindi si deve ancora asciugare perché è bollentissimo. Comunque l'alveatura all'interno è bellissima. Il sapore, sia con marmellata, burro, Nutella, prosciutto crudo, porchetta, è adatto per tutto e tutti. Allora, ragazzi miei, questi è veramente un bel pane, una bella alternativa al pane con la farina, visto che non c'è farina, non c'è lievito di birra, abbiamo trovato un altro metodo per mangiarsi un panino. Ricordano molto i panini all'olio, ce li avete presenti? Li faremo insieme sicuramente. Morbido, saporito, è buonissimo, lo dovete provare perché è spettacolare davvero. Ripeto, per i celiaci e per chi non ha più farina, non ha più lievito, questo è un rimedio ottimo per avere il pane. L'altezza del pane, non potete fare una pagnotta, già ve lo dico. Potete fare dei panini più alti, io l'ho fatto così perché ne vengono 10, 12. E quindi mio figlio sta bene con la Nutella. Voi potete farli leggermente più alti mettendo più impasto per ogni panino. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Condividete se vi va, non so più che dirvi. Alla prossima. Mua! Cucciolo, ma com'è sto panino qui? Buono. Davvero, davvero? Sì. E che è che non ci ho messo io? La farina.